Alghero Channel presenta Audaci a cuore aperto, un programma di Fausto Farinelli. L'audacia, saper seguire le proprie passioni con entusiasmo e determinazione per interpretare al meglio la propria vita. Seconda stagione, nona puntata. L'ospite di questa puntata è il fondatore e presidente del Sardinia Open, Alberto Corradi. Buona visione! Chi è Alberto Corradi? Alberto Corradi è una persona che nasce a Genova 55 anni fa, che ha un trascorso di vita un po' particolare, perché dopo essere stato i primi anni molto appassionati di moto, di pallone, perché la mia prima moto l'ho avuta a 5 anni, perché mio padre correva in moto, mio fratello era appassionato di moto, a 11 anni ho avuto un incidente, chiaramente in moto non potevo avere un incidente diverso. Sono rimasto paraplegico. C'è stato un percorso di vita dove ho avuto la fortuna di avere dei genitori grandiosi che mi hanno sempre supportato e aiutato per quanto riguarda la mia disabilità, facendomi studiare. Ho preso un diploma di ottico, sono diventato ottico, ho sempre avuto la passione dello sport. Mi sono dedicato già dai primi anni dell'incidente al tennis, però non esisteva il tennis in carrozzina, fino a quando nel 2000 ho iniziato anche un percorso agonistico sportivo, entrando quasi subito nella nazionale italiana, nella categoria Open, e adesso, dopo altre vicissitudini, sono campione italiano della categoria Quad e ho partecipato alle Paralimpiadi di Rio lo scorso anno. Dove vive attualmente? È davvero il suo posto? È una domanda che mi faccio tutti i momenti. I miei genitori erano lombardi, di Pizzighettone esattamente. Mio fratello è nato in Argentina. Io sono nato a Genova perché mio padre, dopo che ha smesso di correre in moto e aveva un'azienda in Argentina, è tornato in Italia per problemi di salute e per il clima, che in Argentina non andava bene per il suo tipo di problema. Sono nato a Genova. E a questo punto non so se sono cittadino, vivo da più di 40 anni a Sassari, mi sento molto sardo, mi sento un po' anche algherese, se devo essere sincero, perché amo la cittadina di Alghero, però il mio posto giusto non so qual è. Che cos'è che fa a casa? Non ho proprio una casa, nel senso che anche quando... è una cosa che mi rimproverà sempre mia moglie, per esempio, che non ho mai il piacere di stare a casa, di avere il focolare familiare, ma questo è dettato dalla mia famiglia, perché purtroppo non avendo parenti, perché i genitori erano lì fuori, quando siamo venuti a Sardegna eravamo da soli, quindi non ho mai conosciuto il piacere di avere degli zii a fianco, dei cugini a fianco, la famiglia grande, la famiglia patriarcale non è mai esistita per me. Ho avuto il piacere di capire che cos'era una famiglia vera e propria quando ho conosciuto mia moglie, che ha dei genitori spettacolari, e sono stato inserito per la prima volta, ma avevo già 35 anni, in un ambito familiare. E quella è casa. Casa è quando vedo il papà di mia moglie, quando vedo il papà, la mamma di mia moglie, i suoi fratelli. Mio fratello, per esempio, ha un rapporto particolare, perché anche lui è sempre in giro per il mondo, è sempre stato in giro per il mondo, quindi casa oggi è la famiglia di mia moglie. Pensa di essere una bella persona? Domanda molto difficile, no? Io credo che questa risposta la devono dire gli altri. Io credo di essere sincero con me stesso e sincero con gli altri. Sono una persona che mette sempre a disposizione le proprie capacità per aiutare gli altri. Un discorso che ho sempre fatto, che mi hanno inculcato i miei genitori, io sono sempre stato molto aiutato dalle persone, di conseguenza per me è semplicissimo tendere la mano verso il prossimo, è la cosa che faccio forse meglio.
Che persona è il suo migliore amico? Che tipo di persona è? Il mio migliore amico è una persona che fantastica, un carattere meraviglioso, sempre disponibile, con una grande preparazione di vita, è stato al mio fianco anche durante gli anni dell'incidente. Abbiamo percorso praticamente tutta la vita assieme, perché io credo che di essere uno dei pochi fortunati che ha un amico da 50 anni, cioè io con 50 anni che esco sempre con la stessa persona. E quando non ci sentiamo quotidianamente siamo male, perché se non mi chiama lui lo chiamo io, cioè veramente anche negli anni dello studio, quando ho studiato a Bergamo, quando ero fuori, quando vado fuori in giro per i tornei, lui mi chiama, mi deve sapere come sta, non mi deve dire niente, non mi deve raccontare niente, ma mi deve sentire, e così è per me. Che cosa ha a fare di più di ogni altra cosa? Sono ottico e lo faccio con il cuore, con passione e con preparazione, perché cerco sempre di documentarmi e rimanere al passo con i tempi. Amo tantissimo il mio lavoro e amo tantissimo lo sport in generale. In particolare sono innamorato del tennis, sono un fanatico del tennis, seguo il tennis dai tempi di Newcomb, di Panatta, parliamo degli anni 70, primi anni 70, quando ero veramente, avevo 8-9 anni ed ero già un ragazzino che si alzava alle 2 del mattino per vedere la finale degli Australian Open quando li davano alla Rai, in bianco e nero, quindi proprio un fanatico del tennis, una malattia quasi. La paura di sbagliare, cosa le ha impedito di compiere? La paura di sbagliare mi ha impedito di compiere alcune cose che avrei voluto fare e ho rinunciato a farle. E spesso e volentieri, no, la paura non fa parte molto della mia vita in realtà, perché sono abbastanza incosciente e cerco di raggiungere sempre gli obiettivi che mi pongo, però la paura, l'unica cosa che mi fa paura sono gli amici che se ne vanno, le altre cose non ho paura quasi di niente. Quanto spesso ride? Non abbastanza. Cosa in particolare la fa sorridere le poche volte che ride? Mi fanno sorridere quando vedo le altre persone che sono cariche di gioia, quando sono persone felici, quando mi rendo conto che di fronte a me c'ho delle persone sincere e che amano il mio modo di essere, apprezzano il mio modo di essere e io apprezzo loro. Chi è il suo peggior nemico? Il mio peggior nemico? No, non ho peggior nemico. A livello lavorativo il peggior nemico in questo momento è sicuramente lo Stato italiano, perché non ci permette di lavorare. Oggi siamo in una condizione a livello economico dove veramente per tenere in piedi un'attività devi fare i salti mortali, perché la tassazione è altissima. Non si possono assumere dipendenti, io ho alcuni dipendenti, però è veramente, veramente difficile portare avanti un'attività. Guadagnare non se ne parla più, perché però si sopravvive. Io sono ancora uno di quelli fortunati che fa un mestiere che è ricco di fidelizzazione, nel senso che uno quando va dall'ottico si fida di quella persona, si fida degli occhiali che gli vengono fatti, della qualità del prodotto, e quindi c'ho ancora questo tipo di clientela che apprezzo molto e probabilmente mi apprezza. Pensa di essere forte? Penso di essere forte e la mia forza è dettata dal mio carattere, perché avere un incidente a 11 anni ti cambia la vita sicuramente. Avere un incidente grave come ho avuto io, con una paraplegia, è una frattura a livello vertebrale molto molto alta che mi ha lasciato buono praticamente solamente le braccia, oltre che la testa per fortuna. Ha fatto sì che questo mi temprasse molto, perché ho dovuto affrontare tutte le difficoltà che si hanno nella vita in una posizione diversa, quindi da seduto, e credo di essermi imposto sia nel lavoro che nella vita, questo almeno è quello che mi dicono gli altri, però c'ho la mia attività, o nello sport mi sono fatto valere, ho una moglie fantastica, ho degli amici fantastici, quindi vuol dire che quello che ho trasmesso anche alle altre persone è dettato la mia forza. Cos'è in grado di fare oggi che non sapeva fare 5 anni fa? Non lo so, forse niente.
La cosa più importante che ha fatto finora qual è? Quella che sta in cima alla lista in assoluto. Nell'ambito sportivo, le Paralimpiadi di Rio l'anno scorso. A livello di vita ho avuto la fortuna di avere delle compagne meravigliose, con cui una ragazza, e non voglio fare nomi, con cui sono cresciuto dai 20 ai 30 anni ed è stato il mio primo percorso della mia vita, e poi dai 30 anni fino a oggi con la mia splendida moglie che mi supporta quotidianamente. La cosa più stupida che ha fatto nella sua vita qual è? Una delle cose più stupide che ha fatto ultimamente è il giorno prima di partire per le Paralimpiadi di Rio sono andato in gommone e per disattenzione ho messo la gamba male sul gommone cercando di scendere, mi si è incassata la gamba sotto, sono partito col piede gonfio come un pallone e col rischio di essermi rotto il piede. Sono partito lo stesso per le Paralimpiadi di Rio. Quel giorno dovevo starmene a casa, non dovevo fare lo stupido. Io credo di essere stato sfortunato nella mia vita in alcuni settori, fortunato in altri. Fortunato per quanto riguarda le amicizie e sicuramente le compagne della mia vita. Fortunato anche forse, non ho mai capito se avere un incidente a 11 anni è meglio che non averla a 25. Io vedo nell'ambito dell'organizzazione dei mondiali di tennis e del Sardinia Open che organizzo a 18 anni, con cui ho a che fare con centinaia di ragazzi disabili di tutte le età, io credo che ognuno di loro ha una storia da raccontare, ognuno di loro ha una bella persona, chi più chi meno. C'è chi ha avuto un incidente da giovane come me, c'è chi ha avuto un incidente un po' più da grande. Però è la forza interna che ti fa andare avanti, secondo me, perché vedo dei ragazzi meravigliosi che però continuano a piangerci addosso e non riescono a capire che comunque si può andare avanti nella vita tranquillamente. Non hanno accettato la loro disabilità. Cos'è che la fa piangere di gioia? Un risultato sportivo mi fa piangere di gioia, ma un risultato sportivo anche degli altri. Io piango per niente, piango per una vittoria di Federer a Wimbledon, una sconfitta della Juventus in Coppa dei Campioni, quando Mourinho ha fatto il triplette. Sono molto emotivo per questo ed è uno dei miei problemi anche nell'ambito dello sport. Spesso e volentieri mi ricordo ancora ai Mondiali 2006, abbiamo fatto il miglior risultato di tennis in carrozzina ed stavo facendo il doppio con Fabio Mazzei. A un certo punto vado a servire per il match, 40-0, mi giro verso la tribuna, vedo il mio tecnico Gianluca, dico: Gianluca, cosa devo fare? Gli dico: manda la palla di là. E io con le lacrime agli occhi ho mandato la palla di là, abbiamo vinto la partita e siamo entrati ottavi al mondo, è stato il miglior risultato in assoluto della squadra di tennis in carrozzina. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Quando è venuto a mancare un mio carissimo amico. Cosa teme di più nella vita? Le persone che se ne vanno, ed è una cosa che mi fa veramente paura, ma non tanto perché vengo a mancare io, perché mi vengono a mancare dei punti di riferimento intorno a me. La sua parola preferita? Pazienza. La cosa migliore che potrebbe capitarle ora? Far entrare un cinese all'interno di questa attività mi offre 1.000.000 di euro e me ne vado in vacanza. E dunque fra 5 anni come si vede? Da 5 anni giro per il mondo con mia moglie, a vedere ancora quei posti che non sono riuscito a vedere. Quello che la preoccupa adesso conterà tra 5 anni? Probabilmente no. Non lo vedo io il mio futuro a così lunga distanza. Sono molto più razionale e cerco di sviluppare quotidianamente le cose che devo fare. Ha qualche rimpianto? Qualche rimpianto, sì. A livello sportivo dovevo iniziare a giocare a tennis molto prima. A livello lavorativo dovevo avere meno paura negli investimenti e creare un'azienda più grossa di quella che ho creato. C'è ancora qualcosa che vuole ardentemente e che non è riuscita a compiere? Tante cose nella vita, sia materiali che spirituali. Materiali mi piacerebbe avere una Ferrari, spirituali mi piacerebbe per esempio saper parlare bene almeno 2-3 lingue, 4 lingue, la cosa che invidio di più io
C'ho tantissimi amici, per esempio svizzeri. In Svizzera parlano tutti quattro lingue perfettamente. Io mi ricordo che mi ero infatuato di una ragazza solo perché parlava bene inglese, francese, tedesco, americano e in un tavolo parlava con tutti indistintamente cambiando lingua da un momento all'altro. Cos'è che non vorrebbe dimenticare mai? Non voglio dimenticare quello che gli altri hanno fatto per me. Quando ha preso la decisione più importante della sua vita, ha seguito di più la ragione o il Ho seguito il cuore, spesso e volentieri seguo il cuore, perché la ragione spesso e volentieri ti fa fare delle cose che il cuore che comanda non ti fa fare. E quindi io tendo a viaggiare col cuore più che con la ragione. Infatti, a dimostrazione di questo, anche le parole di Pancalli e di Binaghi nell'ambito della manifestazione mondiale, quando sono andato a propormi per fare i campionati del mondo ad Alghero, mi hanno detto. Qualcuno ha detto, questo mi sembra un po' pazzo, ma lì, se avessi dovuto ragionare, l'anno prima eravamo in Turchia, c'erano 60 campi in terra battute, una struttura gigantesca dove c'erano i mondiali, e io ad Alghero sono partito con 6 campi, e senza albergo, senza soldi, e ho detto, facciamolo. Adesso le cito una frase di Goethe riguardo l'audacia. Lui ha detto che l'audacia ha in sé genio, potere e magia. È un po' di pazzia, secondo Quali sono i problemi che continua a rifiutare di affrontare? Se esistono, me. No, se esistono. allora, il problema più grosso, dettato dalla paraplegia, non è il fatto che io non cammino. Quello è una cosa che anche la gente si dimentica, la gente che mi circonda, si è dimenticata la mia carrozzina, perché sì, la vede, ma la vede, non la vede più. Il problema della paraplegia sono tutte le conseguenze che vengono causate dalla paraplegia stessa. Quindi la cosa che mi massacra di più in assoluto sono i problemi intestinali, i problemi vescicali. Riassuma la sua vita in una frase, in una singola frase. Ho avuto il piacere di conoscere Bebe Vio, che è la ragazza che ha fatto le Paralimpiadi, che in questo momento è il status symbol del mondo paralimpico. E lei mi ha trasmesso questa frase: la vita è una figata, comunque sia va vissuta e quotidianamente cercando di imparare e sfruttare tutte le cose che ha attorno. C'è qualche lavoro che sarebbe disposto a fare gratis? Tutti. Non sono mai stato uno che mette davanti la moneta davanti al lavoro. Se uno mi dice, vieni a fare questa esperienza di lavoro che acquisisci questa esperienza di venire gratuitamente, io per imparare qualcosa lo faccio volentieri. Qual è la cosa di cui è maggiormente sicuro in questo momento? Del mio carattere. Cosa le dà più fastidio nella vita? Persone poco sincere. Le persone poco sincere, chi nasconde la verità, e io sono uno di quelli che qualche volta nascondo la verità, perché credo che qualche volta sia meglio una piccola bugia che non la dura verità. Crede in No. Dio? In quale Dio crede? Credo che ci sia una forza superiore che si chiama destino. Io credo molto nel destino. Io credo che. Io penso sempre a mio fratello, per esempio, ha avuto non so quanti, ma dico 10 per dire, incidenti in moto. Non si è mai fatto niente, per fortuna. Ma ha avuto anche incidenti, ha capottato in macchina, è caduto, si è sbattuto a un tram, ha saltato il tram con la moto, è sempre uscito illeso. Io sono caduto a 2 all'ora in una buca senza segnalazione, ma veramente a 2 all'ora, non un modo di dire, e ci sono rimasto, nel senso sono rimasto paraplegico. E io credo che il destino della vita fosse segnato. Ha dei segreti? Non più di tanto, direi di no. Cos'è che aveva sempre detto di non fare e poi invece l'ha fatto? Viene Il fatto. matrimonio, quella era una cosa che da giovane dicevo, io non mi sposerò mai, non credendo nella Chiesa, non credendo in Dio, per me il matrimonio era una cosa che non aveva senso, perché preferivo convivere con la mia compagna, con la mia attuale moglie. E mi sono sposato solo e esclusivamente, e sono contento di averlo fatto, perché i genitori di mia moglie Giovanna ci tenevano in maniera particolare, anche mia moglie ci teneva. Lo scopo della sua vita, il fine ultimo qual è?
Beh, oramai sono abbastanza grande. Obiettivi a livello sportivo, finché questa macchina fisica riesce a reggere, vado avanti, spero di riuscire a giocare e essere competitivo ancora per un anno, forse due. Magari tre, arrivo anche in Giappone a fare le Paralimpiadi in Giappone. E a livello lavorativo mi auguro che le cose cambino in Italia, perché andare avanti così è veramente difficile. Per cosa vorreste fosse apprezzato? Io credo di essere apprezzato, per il mio carattere e per, il fatto che tendo sempre la mano verso il prossimo. Faccio una domanda politica. La primissima cosa in assoluto, il primissimo provvedimento, la primissima delibera, che farebbe una volta, se fosse sindaco. La a Sassari togliere la ZTL. È davvero? Ad Alghero è più difficile perché la ZTL ci sta bene, secondo me, Alghero, perché in alcune città la ZTL è giusto che ci sia. Non pesa la ZTL da Alghero, in effetti. In altre città la ZTL è stato il massacro di tutti i piccoli commercianti. Noi abbiamo una città di 120-130 mila abitanti che vive a Predanienda, che era una zona industriale ed è una vergogna. E io ho anche il negozio a Predaniente, ma l'ho aperto perché era un'esigenza aprirlo. Ultima domanda, quanto ritiene di aver dato alla sua città con questa sua attività, con questo suo fare, con questa sua passione sportiva, anche a livello di esempio, soprattutto per tanti ragazzi che magari sono, diciamo così, tra virgolette normali, che possono fare cose che magari lei non può fare, teoricamente, invece stanno lì a lamentarsi, magari non fanno sport. Ma allora, la domanda è cosa ho dato io a questa città? Giusto? Sì, quanto pensa di aver dato attraverso il suo Allora, fare a questa città? io ho avuto il piacere di fare tanto nella vita, nel senso che è vero che ho un negozio di ottica da 35 anni, ma è anche vero che a 25 anni ho preso in gestione la prima discoteca da paraplegico ad Alghero, il Carabona. Ho proseguito la mia attività di creativa nel mondo dei locali notturni, con le discoteche, portando avanti delle discoteche sia a Sassari, che ad Alghero, che a Stintino, che a Santa Teresa. E ogni volta che col mio gruppo, che era un gruppo di successo, ovviamente avevo un team fantastico come fantastico il team del Sardinia Open, che è il team con cui organizzo da 18 anni l'internazionale di tennis in carrozzina ad Alghero, il team che mi supportava ha fatto sì che noi, parliamo dal 1986 fino al 2000, avessimo sempre dei locali di successo. Siamo stati addirittura premiati dal sindaco di Alghero nel 98, se mi ricordo bene. Abbiamo fatto un circolo che si chiamava Il Loft con i miei amici e siamo stati premiati perché in quel circolo facevamo jazz, musica dal vivo, giochi ricreativi sociali e Commedia Sassarese. A fine anno noi siamo stati premiati dal sindaco che ci ha riconosciuto una pergamena quale miglior circolo culturale della città, oltre a un supporto a livello di disabile, perché purtroppo avendo avuto un incidente a 11 anni, negli anni 70 vedere un disabile in giro era difficile e io ero un po' una macchia bianca, nel senso che ero l'unico disabile negli anni 70 che aveva già la moto, era sempre in giro, era sempre circondato da tantissimi amici e quindi ho avuto anche l'opportunità di far sì che persone che arrivassero a un incidente come il mio o comunque che dovessero trascorrere parte della loro vita su una sedia a rotelle sono supportati e relazionati con me in maniera tale che io abbia avuto delle giuste parole e dei giusti consigli verso di loro. La domanda opposta, quanto le ha restituito secondo lei questa città? Sono stato apprezzato da tantissime persone, sono stato apprezzato dalle istituzioni, non sono conosciuto, però diciamo che non sono passato inosservato.